attimo il cappuccio, andiamo, occhio, occhio, occhio. Non mi avete fatto niente! Quella carcerazione, loro avrebbero dovuto spegnere i riflettori in un certo modo, ma alla fine anche questa volta, come vedete, ce l'ho fatta e sono ancora qui. Non mi avete fatto niente è legato all'ultima carcerazione, nel senso che l'ultima carcerazione è stata per me non giusta, insomma con quella carcerazione loro avrebbero dovuto spegnere i riflettori in un certo modo, ma alla fine anche questa volta, come vedete, ce l'ho fatta e sono ancora qui. È stata la storia più importante in un certo momento della mia vita, forse un po' quella famiglia che avrei sempre voluto avere e che non ho avuto. Detto questo, non penso che ci sarà la possibilità di un ritorno insieme, però è una storia che porto sempre nel mio cuore e rappresenta forse la storia più importante che ho avuto. Un matrimonio Corona Belen in termini di follower, di audience sul web sarebbe più... Riaccenderebbe tutti i mercati d'Italia, del mondo e d'Europa. Sicuramente i Ferragnez non rappresenterebbero una punta dell'unghia di quello che siamo noi insieme, però sai, sono altri tempi. Tu hai speso in quest'ultimo periodo delle parole non proprio tenere nei confronti di Fedez, come mai? No, io nel libro ho raccontato una storia un po' particolare. Poi uno spende le parole, uno analizza dei fenomeni mediatici, del momento sociale, perché noi facciamo anche questo di mestiere, e uno giudica, interviene, commenta, se ha delle opinioni interessanti dice la sua opinione, l'importante è che lo dice nel rispetto delle persone e con le parole giuste. Anche c'è una frase contro Salvini, tu... Odi Salvini. No, odio Salvini è un modo di dire, nel senso, poi l'ho spiegato l'altra volta verissimo quando l'ho detto. Io, lui mi ha messo nella sua campagna, io ho risposto, poi non è un odio, è una roba anche questa commerciale che tira. Sicuramente abbiamo due modi di vedere e di pensare le cose completamente diversi. Un giudizio di Corona sul governo giallo-verde? È un governo? Inesistente, un governo inesistente, aria fritta. Fatto! Yeah!